Carissimi affezionati amici della Repubblica Biciclette, oggi c'è la tappa romagnola del Giro d'Italia, oggi c'è il Garibaldi in San Salissio. Allora, siamo contentissimi di raccontarvi la Cesenatico con un campione, anzi una campionessa che il mondo ci invidia. Abbiamo con noi Tatiana Guderzo. Ciao Tatiana! Ciao a tutti! Mamma, che spettacolo! Abbiamo dovuto superare tutti i giornalisti che c'erano passati davanti per averla, ma oggi si parla veramente di grande ciclismo, di grandi imprese. E poi è venuto a trovarci, ma quale onore, Luca Baraldi della Segafredo Grandi Eventi, Trek Segafredo, tanta roba. Ciao Luca! Ciao Guido, ciao, buongiorno a tutti. Ma te lo aspettavi te un mese di maggio senza essere alle tappe? No, assolutamente, inimmaginabile, veramente. Maggio senza la tappa è una cosa assolutamente inconsueta, ma noi vedo che la facciamo comunque oggi la tappa, quindi alla grandissima. Siamo bravi a sopperire. Abbiamo tantissime cose da dire, però prima la sigla. Vai Luca Della Vignone con Garibaldi 2020, tappa Cesenatico. Peter Sagan, hai cantato una canzone che si chiama... Guarda qui la maglia rosa com'è bella. Guarda qui la maglia rosa com'è bella. Guarda com'è fascinosa addosso a me. Una canzone che già conosco, che so. Quanta gente che darebbe chissà che cosa per aver la maglia rosa sempre con sé. Ah sì? Ah, non lo sapevo. Fino a che posso la indosserò. Ammazzatemi. La maglia rosa, questo canta Peter Sagan. In tanti ci stanno chiedendo, ma dove si trova sta roba? Nel CD della Repubblica Biciclette. Contattateci, vi daremo tutti i riferimenti. Però insomma, ritorniamo a bomba con Garibaldi, la puntata romagnola Garibaldi 2020 vi racconta la corsa, quella che ci doveva essere, che ci sarà molto probabilmente, ma vi racconta anche il territorio e i campioni che rendono grandi il ciclismo. E abbiamo già visto nell'intro, Tatiana Guderzo è con noi oggi. Tatiana, sei la seconda campionessa olimpica che ci viene a trovare dopo Luca Mazzone. Ma quale onore! Ce l'hai qua la medaglia! Ma veramente ce l'ho di là nell'altra stanza. Se mi fate delle domande facili, vi prometto che dopo vado a prenderla. Allora, guarda, sicuramente siamo già qua che sbaviamo e vogliamo la foto, lo screenshot da condividere su Instagram, su Facebook. Anzi, approfittiamo anche per ringraziare Arianna Romagnoli e tutto lo staff MC5 Media che rende possibile la trasmissione Garibaldi. Ma torniamo a bomba, a parlare di ciclismo vero. Allora, tu Tatiana, alle Olimpiadi ti sei davvero consacrata, eri molto giovane, non so neanche se quello fosse poi la squadra per te, le Olimpiadi per te. Stiamo parlando delle Olimpiadi del 2008 a Pechino. Che cosa ricordi di quella meravigliosa cavalcata? Ma sicuramente un tempaccio orrendo. Siamo partite subito con un'umidità pazzesca. Non c'era il sole, ma gli ultimi tipo 40 chilometri, quando iniziava il tratto più duro, la scalata in salita della grande muraglia, no? Perché si vedeva la grande muraglia, è venuto giù il diluvio universale, una cosa impressionante, poi un'emozione unica, un sogno realizzato. Ecco, questo è il bello delle Olimpiadi. Alle Olimpiadi tutte le specialità assieme, villaggio olimpico, soprattutto maschi e femmine gareggiano, ognuno per le sue specialità, le sue competenze, ma poi si fa un medagliere unico. Tatiana, ma quante volte voi campionesse avete salvato le spedizioni azzurre? Insomma, possiamo dirlo, è un bel po' di anni che ce l'avete sul groppone quest'Italia da medaglia. E noi zitte, quando c'è da mettersi in prima linea e combattere, portare a casa il bottino, lo portiamo a casa e ci prendiamo il merito, insomma, dei sacrifici fatti. Ma però toglimi una curiosità, cioè non ho capito, voi portate a casa le medaglie, ma guadagnate spesso di meno, cioè perché il medagliere non corrisponde alla gloria, cioè in teoria dovreste essere top anche nei guadagni del ciclismo, ma in tutte le specialità.
Ma allora, diciamo che dopo anni di varie battaglie con la federazione siamo riusciti ad avere lo stesso identico premio dei maschietti. Dunque, non possiamo lamentarci. Per quanto riguarda tutti gli altri, si parla di stipendi, si parla di premi delle gare World Tour, lì dobbiamo ancora lottare tanto, tanto, tanto. Ma secondo te è un buon segno che bisogna ancora lottare, ma non sarebbe tutto molto più scontato se si guardasse alla realtà delle imprese sportive, perché le vostre sono imprese, impresone. Ma sarebbe meritato, io sono per la meritocrazia, no? Dunque a me piacerebbe dire ok, non serve più lottare, guadagniamo quello che ci spetta e il giusto, però qua qualcuno dall'alto non capisce, allora bisogna continuare a bussare alla porta. E noi nel nostro piccolo di Garibaldi spendiamo volentieri tutte le nostre energie per questa battaglia. È una conquista di normalità, insomma, porca miseria, ci siamo stancati di doverne parlare. Eppure il ciclismo ha avuto negli anni scorsi una trovata che io ho trovato molto interessante e che dovrebbe essere ricopiata da altri sport, in alcuni casi è stato pure fatto, ovvero quello di focalizzare in uno stesso giorno un evento maschile e un evento femminile, segnatamente nella corsa ciclistica. Per esempio, il Giro delle Fiandre vede prima arrivare le donne e poi arrivare i maschi. Questo vuol dire un'organizzazione per tutti, un pubblico per tutti. Tatiana, come consideri questa reunion che rende tutti parte di una stessa famiglia, quella della bicicletta? Ma sicuramente avere la possibilità di correre un po' prima dei maschietti ci dà la possibilità di essere viste, no? Perché tante volte ci sono i nostri fan che ci chiedono: ma dov'è che vi fanno vedere? Dunque, un'occasione come quella del Fiandre, che è anche quella delle strade bianche, che ci dà la possibilità di farci vedere dai nostri fan e di sentire anche il loro calore nei nostri confronti è una gioia non indifferente. Chissà che questo sia solamente l'inizio e che la cosa diventi sempre più un meccanismo sempre più oliato e si riesca a raggiungere anche molte più gare e chissà anche come il Giro d'Italia, il Tour insieme, non tutte le tappe, perché sennò sarebbe da suicidio. Tu hai seguito l'anno scorso la meravigliosa cavalcata, non solo sportiva, ma anche mediatica, delle ragazze del calcio, le campionesse allenate da Milena Bertolini. Non hai avuto anche un pizzico di invidia, magari pensando quando toccherà anche a noi la primissima serata? Però è stata una svolta culturale per un paese maschilista come l'Italia. Guarda, io non, a me non piace proprio il calcio, ma per quell'occasione ho seguito il calcio e sinceramente non c'è stata né amarezza né invidia, ma tantissima gioia perché era un altro traguardo, cioè mi sono sentita partecipe di un nuovo sblocco mentale, no? Perché si è visto chiaramente anche calciatrici come giocano bene, insomma, hanno tenuto molto bene l'Italia alta, no? Hanno tenuto alto il valore dell'Italia e dunque orgogliosa di essere italiana e di potersi fare donne, ragazze, calciatrici così forti. Luca Baraldi, tu li hai visti i veri mondiali l'anno scorso del 2019 di calcio, il calcio femminile che gioca i mondiali mentre quello maschile no, te lo ricordi? Sì, li ho seguiti con grande piacere, anche con grande passione. Devo dire che le donne sono state molto più brave dei maschi nel calcio, come in tanti altri sport, e avremo modo di parlarne dopo. È Una stata bella botta l'ennesima prova. No, all'autostima, dei maschi. no, è stata per l'ennesima volta la prova che lo sport femminile sta salendo di altissimo livello di anno in anno, insomma, assolutamente. E tra l'altro, insomma, parlare con te di questi temi vuol dire avere a che fare con un interlocutore privilegiato, perché allora,
abbiamo un'attività ciclistica che è quella che verte sul programma Garibaldi, la Trek Segafredo, che ha una squadra femminile. Sì, assolutamente, dallo scorso anno abbiamo allestito anche la squadra femminile, ovviamente grazie alla disponibilità e alle intuizioni di Trek, che insieme a noi porta avanti questo progetto con grande determinazione e grande voglia, ed è stato un grandissimo successo sia da un punto di vista sportivo, perché queste ragazze, tra l'altro, è uno dei top team a livello mondiale nostro, abbiamo grandissime atlete e soprattutto anche italiane, poi è guidata veramente in maniera magistrale, ma dall'altra parte ha avuto un impatto anche a livello sociale e anche social fantastico, quindi sono veramente state straordinarie. Poi abbiamo questa paternoster, questa ragazza italiana che è una bomba, tra virgolette, sia sulla bicicletta sia in comunicazione, per cui è veramente, ha un impatto fantastico. Ma forse la cosa più difficile è quando un pensatore di attività sportive va da un imprenditore in Italia, è proprio convincere che sport femminile non è solo sport e basta, ma è anche meraviglioso, ma è anche trendy, ma è anche social. Come è potuto succedere che vi è scoccata questa scintilla? Ma abbiamo unito l'utile al dilettevole. Al di là delle motivazioni che ho dato, che appunto sono prevalentemente di tipo sportivo, ce n'è una anche che ha uno sfondo commerciale molto forte. Noi siamo, ovviamente, come è noto, un'azienda produttrice di caffè, e soprattutto per quanto riguarda gli acquisti al supermercato sono le donne che hanno il potere decisionale di acquisto dei prodotti, quindi certamente abbiamo in una stragrande maggioranza dei casi percentuali altissime, mi pare di ricordare oltre il 70%, e quindi questa è un'operazione che ha avuto anche, tra virgolette, uno sfondo commerciale, perché si vuole attirare attenzione sul nostro brand da parte dell'utenza femminile. Sconfiniamo un attimo adesso, perché abbiamo parlato di ciclismo, ma Segafredo è anche grande basket, grandissimo basket. Insomma, la stagione 2020, che è stata mozzata con cattiveria inaudita, però ha portato non solo una grandissima Virtus di nuovo sul tetto, diciamo provvisoriamente, d'Italia, ma anche una novità, un investimento serio, reale e sul basket femminile, la Virtus femminile, ed è di questo che vogliamo parlare, Luca Baraldi. Anche qui, come è potuto accadere che nessuno ci avesse pensato prima a fare un serio abbinamento tra gli palazzi pieni del basket maschile e quello femminile, che è altrettanto bello? Peraltro aggiungo, in una città come Bologna che si definisce Basket City, giustamente. E quindi, e io ho sempre detto, per chiamarsi Basket City ci vuole anche la squadra femminile, perché sennò ne manca un pezzo. Ma c'è stata, dalle piccole cose negative nascono sempre delle opportunità. A Bologna c'era una società che da 2 anni vinceva il campionato di A2 e per motivi economici non riusciva ad iscriversi al campionato di A1. E noi, quando abbiamo letto questa cosa sui giornali, io, ma soprattutto il dottor Zanetti, mi ha chiesto di informarsi e di informarmi, perché riteneva opportuno dare una mano a questo gruppo di ragazze che per ben 2 anni di fila aveva vinto insieme a tutto lo staff tecnico il campionato di A2 stravincendolo. E dunque io mi sono approcciato a questo tipo di situazione, ho capito che c'era una base vera, di vero valore sportivo, questo gruppo di ragazze fantastiche che, lottando a denti stretti e non per soldi, avevano conquistato questo grande risultato. Ci è sembrato giusto fare un investimento importante per cercare di gratificarle e portarle in A1, grazie anche alla disponibilità della Federazione Italiana Pallacanestro, e da lì, prendendo trovando un titolo sportivo, l'abbiamo iscritto al campionato di A1, e devo dire è stato un grandissimo successo anche qui di pubblico, perché abbiamo chiuso con quasi 2000 abbonati, che è una cosa, tante squadre di Serie 1 maschile non hanno 2000 abbonati, e con un entusiasmo incredibile da parte di queste ragazze che hanno fatto un campionato meraviglioso, poi purtroppo si è dovuto interrompere per i noti motivi, però sicuramente lo riprenderemo nella prossima stagione più forti che mai.
È importantissimo, vogliamo dedicare la puntata di oggi, la puntata che dal nome della località Cesenatico è ovviamente riferibile a Marco Pantani, alle Marche Pantane, diciamo così, alle campionesse dello sport femminile. E questo è solo l'inizio. Allora, i nostri ospiti ne sanno a pacchi, io un po' meno, non so voi, ma è per questo che infatti io torno a scuola, scuola con la Q, la scuola con la Q è solo la scuola ciclismo della Repubblica delle Biciclette, la scuola ciclismo che si chiama Bikipedia, vai! La manutenzione della bicicletta è una componente essenziale nello svolgimento di una corsa ciclistica. Le squadre supportano i loro atleti controllando prima della partenza ogni dettaglio meccanico e lungo il tragitto sono sempre pronte ad intervenire con tempestività in caso di rottura o di guasto. Vediamo, vediamo. No, non c'è più niente da fare. No! Ma no! Come è così giovane? Certamente le attenzioni maggiori sono rivolte al capitano, verso il quale convergono tutti gli sforzi del team. Quando il capitano ha un incidente meccanico e l'ammiraglia si trova impossibilitata ad intervenire... Allora ragazzi, che cosa facciamo adesso? Eh? Spetta ai gregari il compito di risolvere l'emergenza, anche a scapito della loro stessa bicicletta. Bisogna che qualcuno di noi ti presti la bici. Chi? No, ragazzi, dai. A me non vanno anche bene, guarda l'altezza e le misure, diverso. No, prima o poi la squadra provvederà a rimetterli in condizione di correre. Prima o poi, in condizioni di correre. Ma quando il ciclista subisce un guasto meccanico e non ha compagni o ammiragli a sostenerlo, deve togliersi i guantini e darci dentro per riparare il proprio mezzo. Dunque, è rocchetto. Questa è 12. Guarda qui un attimo. Oppure... bisogna stringere i denti e cercare di arrivare al traguardo a qualunque costo. A qualunque costo. La Repubblica delle Biciclette. Wikipedia ci pone sempre interrogativi importanti, ad esempio, sì, l'incidente meccanico, cambiare una ruota, ma quanto è complicato? Allora, Tatiana Guderz, sei lì? Tatiana, tu quanto ci metti a cambiarti la ruota? Oddio, sinceramente non ci ho mai preso il tempo, però non ci metto poi tanto, di solito mi viene abbastanza facile. Sicuramente se faccio un video un quarto d'ora, 20 minuti, perché mi agito dopo. Quindi non va bene su Instagram, su Instagram deve essere più corto, naturalmente non è vero, ma notiamo tra l'altro che anche nelle ammiraglie i meccanici, tu hai mai avuto meccaniche donne nelle corse, ci sono? No, fino adesso no, non ne ho mai incontrato una. Potrebbe essere un'idea lavorativa per le ragazze davvero appassionate di bicicletta, fatevi sotto perché anche lì avete sicuramente le capacità per emergere. Ma io vorrei tornare a Tatiana. Tatiana, tu sei una corridora, come, qual è il termine giusto? Perché vado in difficoltà anch'io. Ma io sono un tuttofare. Un tuttofare. Ti chiamano kamikaze, è vero? È stato un soprannome che mi hanno dato all'età di 18 anni quando correvo con la Top Girls, secondo anno da junior. Eravamo in ritiro sulla neve, io non ero in grado di sciare. E il mio direttore sportivo mi fa: va bene, ma ti impari, ti insegno io, e sono andata giù dritta dalla pista, dritta. Lui continuava a urlarmi: vai a spazzaneve! E io dritta, e da lì
La Bronzini, pensati che aneddoto, che eravamo in squadra insieme, fa: ma no, sei scesa come una kamikaze, da lì il soprannome. Ma Tatiana, questo a casa mia si chiama talento, davvero talento, siamo onorati. Tra l'altro sappiamo che hai recuperato la medaglia nell'interruzione prima, mentre parlavamo con Luca Baraldi, ce la fai vedere? Eccola qua, la medaglia delle Olimpiadi. Il sogno di ogni atleta, non solo ciclista, la vedete? Sì, 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 che bella che è. Eccola qua, guarda. Complimenti davvero. Ma adesso che il tuo percorso agonistico, magari mi tiri una scarpata, perché un vero kamikaze non accetta mai di farsi concludere dagli altri. Ma insomma, non potrai pedalare, diciamo, nelle Olimpiadi del 2086, se così si può dire. Starai pensando probabilmente a un'evoluzione. Tu sei sempre stato, come dicevi prima, un corridore da istinto, ma anche tanta osservazione, più che radioline, capire cos'è la corsa, il respiro, captare le occasioni. Tutto questo si può insegnare, si può trasmettere. Ma è quello che sto cercando di fare adesso, che sono ancora in corsa, alle mie compagne. E nell'eventualità, se ci saranno opportunità, spererei di poter trasmettere la mia esperienza in ammiragli. Insomma, questa è un'idea che mi sono posta. Vediamo se rimane solo un'idea o se invece posso concretizzarla con una squadra, con una macchina, un gruppo di ragazze da gestire, che insomma. E sarebbe una bella cosa, una nuova esperienza. Faresti l'allenatrice dei maschi? Ti piacerebbe? Ma allenatrice bisogna avere competenza, nel senso, io non potrei allenare perché non ho le competenze per farlo, però se mi chiedessi di fare il direttore sportivo dei maschi, sì, mi piacerebbe, non lo escluderei. Sarebbe una cosa nuova, dovrei fare prima un po' di gavetta perché quello servirebbe, dovrei guadagnarmi la loro fiducia perché i maschietti sono un po' restino a farsi dirigere da una donna, ma sarebbe una corsa che farei. Noi a Ferrara, e lo dico in quanto Repubblica Biciclette, organizziamo tutti gli anni il Festival del Ciclista Lento, che è davvero un raduno di scarsi in cui però chiediamo di cimentarsi i campioni dello sport in gare di lentezza. Per esempio l'anno scorso Gibo Simoni ha tentato il record dell'ora alla rovescia, nel velodromo di Ferrara ha percorso 1 chilometro e rotti in una gara complicatissima. Ti attizza come sfida, potresti essere la prima donna al mondo a tentare e a ottenere il record dell'ora lento, cioè fare meno strada possibile in un'ora di velodromo. Ma c'è la possibilità di stare anche fermi? Ma ti togliamo i freni, non puoi fare il surplus. E cosa devo, come posso fare? Madonna, devo pensarci per... Ma se allora, se sto ferma appesa da qualche parte, va, funziona? No, non è consentito, non ci sono appigli, mi dispiace Tatiana, questo è uno sport nuovo per te, tu sei ancora troppo veloce, ma noi sogniamo un giorno di avere Tatiana Guderzo, record del mondo, nonché campionessa olimpica, campionessa su pista e record del mondo di ciclista lenta, ci stai? Vai, allora adesso mi alleno, vai, mi alleno. Ci sto. Grazie Tatiana, ma io vorrei sapere se Luca Baraldi, quando buca, se la cambia da sola la ruota della bicicletta, il copertone, la camera. Allora, io dopo tantissimi anni che vado in bici, ho dovuto imparare a cambiarmi la gomma bucata, però ci sono tantissimi ciclisti che non ci riescono, magari non impiego molto di più di Tatiana, ma perché non sono professionista, io sono un amatore, quindi come tale incrocio sempre le dita cercando e sperando di non bucare. Però sì, fino a lì ci arrivo, insomma, dopo tanti anni di bici una gomma la riesco a cambiare, anche se devo dire che adesso con l'arrivo dei freni a disco è diventato ancora più complicato cambiare una gomma bucata. Quindi, ma io sono un tradizionalista, vado ancora con le bici, con i vecchi sistemi frenanti, quindi ancora con i tappetti.
per cui per il momento me la cavo. È molto importante la testimonianza di un manager come te che promuove la bicicletta, ma io mi metto nei panni dei tuoi collaboratori. Cioè, quando hai a che fare con un manager appassionato di bici, è possibile schivare la sua passione? Allora, mandiamo subito un filmato per capire meglio di cosa stiamo parlando. Mancano 10 secondi! Padre nostro che sei nei cieli, santificato. Attento, attento! Oh, alzatevi, deficienti, rammolliti! Luca, non sarai mica così anche tu? Cioè, può un tuo collaboratore dire non mi piace la bicicletta o deve pedalare per forza? No, per venire a lavorare alla grande, al Segafredo 20 Grandi Eventi bisogna obbligatoriamente andare in bicicletta. Poi uno può fare 5 km, 10 km al giorno, però la bicicletta è d'obbligo, se non ce l'ha noi contribuiamo, facciamo come lo Stato in questo momento che sta pensando a sovvenzionare l'acquisto delle bici, io faccio uguale, è imprescindibile andare in bici, se no non puoi lavorare alla Segafredo 20 Grandi Eventi. Questo è parlare chiaro, salute, caro signor Cobram. Ma la bicicletta elettrica Cobra, vale o uno è squalificato? Diciamo che la bicicletta elettrica vale nel primo mese di lavoro, dopo deve essere assolutamente abbandonata, bisogna pedalare senza assistenza. Se c'è un'attività che vive un grandissimo boom inarrestabile negli ultimi anni è quella del ciclismo amatoriale, cioè a fianco del Giro d'Italia che noi celebriamo con la trasmissione Garibaldi 2020, c'è però il successo delle Gran Fondo, ad esempio la Cesenatico Tappa di oggi ripercorre abbastanza fedelmente il circuito della Nove Colli. A te piacciono le Gran Fondo? Hai mai partecipato? A me piacciono molto, ho avuto anni nei quali mi ero invasato di Gran Fondo e quindi ho fatto il prestigio per diversi anni. Io ho fatto tantissime Gran Fondo, e non dico che ho girato l'Italia, ma sicuramente ne ho girata buona parte facendo Gran Fondo. Ed è stato per me anche un modo per conoscere tanti posti. Io non è che partecipassi per arrivare nei primi 100, nei primi 200, partecipavo proprio per il piacere di stare in mezzo a tanti amici ciclisti anche se non ci si conosceva, e durante una Gran Fondo si possono conoscere tantissime persone. Ancora lo scorso anno, perché quest'anno ormai sono state annullate quasi tutte, ho fatto la Maratona delle Dolomiti, ho fatto la Sportful, ne ho fatte tante, la Nove Colli l'ho fatta per tante volte, è una Gran Fondo meravigliosa, fatti complimenti anche all'organizzazione, ai posti che sono bellissimi. Ho fatto la mitica Gran Fondo di Cassani, di Davide, nostro coach della nazionale italiana di ciclismo, e quindi le Gran Fondo, se vissute non con agonismo ma con piacere, vivendo, portando in giro la bicicletta, come dico io, o facendosi portare in giro la bicicletta, sono le cose più belle, quindi io le apprezzo molto. È molto importante questo discorso, soprattutto ci dà l'opportunità di ricordare Giorgio Squinzi, un grandissimo appassionato di bicicletta che ha davvero speso tanta passione per esempio sulle salite dello Stelvio, e lo facciamo insieme naturalmente a tutto il pubblico di Garibaldi 2020. Grazie a Luca Baraldi, adesso è arrivato il momento di... La puntata di oggi parla rosa, così come rosa è la maglia del Giro d'Italia, così come rosa è il colore che noi vogliamo per lo sport, e lo vogliamo anche per la scienza, perché sì, anche nella ricerca scientifica, nella geologia, ci sono troppi uomini che la fanno da padrone, ma noi no, noi abbiamo Francesca Romana Lugeri. Ciao Francesca! Che presentazione, ma... Noi geologi non siamo né uomini né donne, siamo geologi. Troppi, quindi... troppi uomini nei posti di potere, no, della geologia. Ma no. La tappa di oggi. La tappa di oggi racconta un territorio a me particolarmente vicino, ma io vorrei sapere come lo vedi tu dal tuo occhio clinico, la Cesenatico che attraversa tutte le colline. Io già sento un po' di lisci e romagnoli in sottofondo.
Romagna mia, Romagna in fiore. È bello. La Romagna è parte di me, voi come sapete mi chiamo Francesca Romana, se ci mettiamo il circonflesso stile Spagna diventa Francesca Romagna e quindi mi sento un po' una adottata anche dal vostro territorio. Questa Romagna che appunto qualche volta è stata anche toccata da scosse sismiche, ma perché dice se non ci sono le montagne? Perché lì in questa zona di colline e di pianura l'Appennino affonda le proprie radici, quindi quello che ha diciamo, determinato poi il verificarsi di episodi sismici anche in questa zona che a livello morfologico non sembrerebbe suggerire un'alta pericolosità sismica, in realtà appunto è soggetta anche a eventi sismici proprio perché le radici dell'Appennino, le radici delle montagne, stanno esattamente sotto i depositi di pianure, i depositi collinari, le rocce sedimentarie praticamente che hanno poi coperto successivamente le radici stesse della catena montuosa. Ma proprio questa complessità del territorio apparentemente così semplice e vacanziero, la complessità di questo territorio si ritrova in dove? Indovinate un po', in dove? In un bicchiere, perché il bicchiere, il vino, è la storia del territorio in cui il prodotto viene realizzato. E abbiamo qui l'ottimo Sangiovese, Sangiovese che viene prodotto in realtà in mezza Italia, però che trova la sua vocazione. Si dice che un territorio è vocato quando riesce a produrre il meglio, a esprimere il meglio di sé attraverso appunto un tipo di vitigno e un tipo di produzione vitivinicola. Evviva la Romagna, evviva il Sangiovese, Sangiovese e Piadina, e siamo a posto nei confronti di tutto. Questa è la resilienza, questa è la nostra cultura. Grande Romagna, Francesca! Mia. Romagna in fiore. Va bene, va bene. Ormai siamo arrivati quasi ai futuri. Garibaldi 2020, alla fine è questo, è narrazione dei ciclisti, dei campioni, delle imprese, del territorio, ma c'è anche una narrazione utilissima per imparare come ripartire in sicurezza tutti assieme. Aruba Networks ed Inez la dicono così. Lavoreremo sempre più in luoghi diversi dal nostro ufficio. Per essere altrettanto produttivi, dovremo avere le stesse opportunità di accesso, le stesse prestazioni tecnologiche, la stessa sicurezza. Il mondo è cambiato, ma il viaggio continua. Facciamolo insieme. Oh, vi faccio una proposta. Non è che magari questa tappa la proseguiamo per altre 12 ore? Io ci sto, perché una chiacchierata così bella con uno dei miei miti da sempre, la kamikaze del ciclismo femminile, Tatiana Guderzo, quando mi ricapita. Grazie Tatiana! Ma grazie a te carissimo per questa opportunità. E al massimo chiediamo se si può allungare il Giro d'Italia più tappe in modo da poter avere l'occasione di parlarci ancora, no? Assolutamente sì, ci consigli un bel libro da leggere, di qualsiasi fatta. Oddio, adesso mi prendi un libro? Un libro. Un libro che a me piace? Di qualsiasi tipo, quello che c'è sul comodino, sul divano. Il mio libro preferito è L'ombra del vento. Perfetto, lo andremo sicuramente a recuperare. Grazie Tatiana! Grazie anche a Luca Baraldi per aver partecipato a questa chiacchierata che riguarda la Cesenatico. Cesenatico. Luca, ci consigli anche tu un libro? Ma che dire, che riguarda la bici? Sì e no, a piacere. Ah, perché io ne ho letto uno, adesso non mi ricordo esattamente, ma saranno qualche mese, dei mille modi di vivere la bicicletta. Magari in una prossima puntata vi darò il titolo esatto, è un libro da leggere. Lo mettiamo sicuramente nei link a margine della tappa appena pubblicata. Mi pare che l'autore si chiama Angioni, una cosa del genere, quindi andatelo a cercare. Lo faremo senz'altro. Bello. Grazie Luca! Grazie a voi! Garibaldi finisce qui.
per oggi, ma domani altra grandissima tappa. Si sconfina dall'Emilia Romagna, si va al Veneto. Non perdetela, sempre alla stessa ora, Garibaldi 2020 c'è. Il Giro d'Italia, speriamo presto. Sì, magari lo possiamo anche pubblicare a qualche parte.